Benvenuti a Rocca Albegna, provincia di Grosseto. Siamo davanti alla Rocca degli Aldobrandeschi, questa rocca che cade veramente a precipizio, se vogliamo, sul borgo. Qui accanto a me ho Valeria Ricciuti, che fa parte di una società molto importante perché promuove il territorio. Love Maremma, facciamo promozione turistica del territorio, marketing territoriale, abbiamo un portale turistico su cui è possibile prenotare esperienze e ricettività. Beh, siamo sul sagrato di questa chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, vero? Che ha una storia tra leggenda e storia. Guardate un po' il... Allora, l'architrave è spostato, si vede benissimo, è proprio storto. E perché è spostato questo architrave? Allora... diamo delle interpretazioni, dai. Il terreno è franoso. Quindi l'ipotesi più accreditata ovviamente è che sia stato uno smottamento del terreno, anche se effettivamente questo avrebbe dovuto provocare anche un'inclinazione di altri punti della chiesa, invece è soltanto l'architrave che è spostato. Gli abitanti del paese danno varie versioni. Qualcuno dice che semplicemente quando è stata fatta la chiesa mancavano i pezzi e quindi hanno utilizzato quello che avevano a disposizione. Qualcun altro invece racconta che in una notte tempestosa hanno sentito dei grandissimi rumori e c'era il diavolo che voleva entrare nella chiesa. Non c'è riuscito e quindi ha spostato l'architrave. Che bella, tra storia e fantasia. Andiamo a fare la conoscenza di questa bellissima chiesa qui di Rocca Albegna. Eccoci all'interno della chiesa, Valeria, e che cosa vediamo proprio all'altare? È l'opera più importante di questa chiesa, che è un'opera di notevole interesse, è il trittico di Ambrogio Lorenzetti, un'opera della maturità del pittore maestro senese, databile intorno al 1340, faceva parte di un polittico composto da più tavole. E sono qui presenti tre tavole che rappresentano la Madonna col bambino e i Santi Pietro e Paolo ai lati. L'opera è molto importante perché si vede molto bene il primo senso di prospettiva, anche lo scorcio, il trono è scorciato proprio per lasciare intravedere una profondità, quindi sono i primi esempi, diciamo, di prospettiva nella pittura. E da notare anche l'espressività delle figure, che hanno le sopracciglia arcuate, gli occhi allungati, quindi sono molto comunicative. Da notare anche la scelta dei colori, quindi le scelte cromatiche che sono estremamente selezionate. I santi ai lati sono composti come se fossero delle sculture, sono state organizzate per occupare lo spazio e larghezza. E possiamo riconoscere la simbologia, quindi San Pietro con il suo bastone e con le chiavi e dall'altro lato San Paolo con la spada, simbolo del suo martirio. Bene, io ringrazio Valeria di averci fatto conoscere questa chiesa dei Santi Apostoli San Pietro e Paolo, e il nostro percorso continua. Ho il piacere di presentarvi uno dei tanti allevatori che sono qui in Maremma dell'agnello del Centro Italia IGP. Si tratta di Angelo Marzocchi. Angelo, ci parli un po' in che cosa consiste il lavoro dell'allevatore? L'allevatore, diciamo, nelle nostre zone è uno che mantiene un presidio del territorio, soprattutto perché i nostri allevamenti, che sono tutti allo stato brado, cioè gli animali vengono lasciati liberi al pascolo, escluso che la notte, che vengono ricoverati per motivi di sicurezza. Prevenzione e sicurezza. Dunque l'allevamento è importante nel nostro territorio in quanto mantiene un presidio del territorio, quindi vengono mantenute le foraggere, viene mantenuta la viabilità minore, che oggi con le carenze economiche che ci sono sarebbe trascurata, e viene mantenuto anche un sistema di vincolo idrogeologico, cioè il controllo delle acque superficiali che altrimenti creerebbero degli eventi dannosi. Quindi devo dire l'agnello del Centro Italia, o meglio gli allevamenti,
preservano il territorio in certo qual modo. In poche parole sì, perché mantengono la presenza dell'uomo costante sul territorio. Bellissimo. Senta, due parole fondamentali sul marchio. Quanto è importante questo marchio, che dà sicurezza a chi acquista e dà sicurezza al contempo, sotto profilo anche economico, per chi alleva? Dunque, il marchio dà prima di tutto anche un ritorno economico all'allevatore, in quanto un marchio poi crea un sistema di tracciabilità che in qualche modo viene gratificato. Dà sicurezza all'allevatore e al consumatore, in quanto l'allevatore, mettendoci la faccia in prima persona, e la tracciabilità che viene garantita da un personale tecnico specializzato, quindi il consumatore è garantito sia dall'allevatore che dal sistema di tracciabilità. E poi ricordiamo che queste carni sono state anche analizzate da illustri esperti e fanno bene, sono consigliabili per i più piccoli e per i più anziani. Certo, sono stati fatti e vengono continuamente fatti degli studi per cercare di ottimizzare e di maggiore informazione verso i consumatori, indirizzandoli verso un maggior consumo di queste carni, che sono ottimali. Grazie ad Angelo Margiocchi, e così ne sappiamo di più di questo meraviglioso, importante presidio che è l'IGP Agnello del Centro Italia. E adesso parliamo di formaggio. E che formaggio? Insieme a Simone Sargentoni, titolare di questo bellissimo caseificio che è il Fiorino. Allora, intanto, qual è la vostra produzione? La nostra produzione è quasi totalmente di latte di pecora. Produciamo formaggi dal 1957 e poi la storia è ancora molto più lunga, perché i Fiorini vengono dal Casentino e sicuramente sono insediati a Roccalbigna dal 1812. Pensate un po'. Allora, quanto è importante questo caseificio in questo territorio? E ce lo risponde Emilio, che tra l'altro avrà il piacere più tardi di assaggiare un piatto meraviglioso che ha realizzato la nostra Lucia del ristorante La Grotta. E dopo aver ripreso il cassero, la rocca, il crocifisso, non può mancare il caseificio, è un monumento. Il caseificio, il Fiorino, è un monumento, sì, in questo territorio specifico, la Miata, la Maremma, puntano molto sull'agroalimentare di qualità, e la caratteristica del Fiorino è che con questi suoi 60 anni e più, perché credo siano 62, li abbiamo festeggiato un compleanno insieme, il Tirreno e il Fiorino, qualche anno fa, e con questi 62 anni di storia distilla tutta la qualità e l'eccellenza, con la caratteristica, i prodotti del territorio sono tutti in larghissima parte ottimi, il Fiorino, come dire, li fa particolarmente buoni i formaggi, i premi che ha preso a livello internazionale, e questi sono per l'intero territorio, hanno la forza di una locomotiva promozionale fortissima, e dobbiamo ringraziare, credo che tutto il territorio debba un forte ringraziamento a chi ha fondato e chi continua questa straordinaria tradizione. I riferimenti al premio sono in modo particolare riserva del fondatore, che è un formaggio eccezionale, ma io questa volta vorrei che tu parlassi della ricotta, perché utilizzeremo proprio la ricotta nella realizzazione del piatto di Lucia. Esatto, riserva del fondatore è il nostro prodotto più premiato, però la ricotta, che da sempre il caseificio produce, tempi già di Ferrero, Duilio, da sempre, è una ricotta dolce che con aggiunta di latte, appunto, di pecora, perché è tutta a base di siero di pecora e latte di pecora, e la possiamo abbinare a diversi piatti, si può fare in cucina, si può abbinare al miele, alle marmellate, alle confetture, è versatile come prodotto, e è un prodotto che anche agli ultimi mondiali svoltisi l'altro giorno a Bergamo, praticamente ha preso un gold, è stata riconosciuta anche questa come un'eccellenza. Grazie al Fiorino, grazie Emilio, noi ci vediamo più tardi per l'assaggio. E adesso andiamo in cucina. Siamo a Roccalbegna, all'interno naturalmente del ristorante La Grotta, tra l'altro la cui titolare è cuoca, e colei che è qui al mio fianco, più esattamente la nostra bravissima Lucia Lorenzoni. Allora, Lucia, è il momento del dessert. Sì. Vogliamo addolcire la bocca ai nostri telespettatori e telespettatrici con che cosa? Allora, in questo caso facciamo una mousse di ricotta di Roccalbegna, del Fiorino, con mascarpone, e salsa di cachi e castagne al mosto cotto.
e melagrana e di stagione. Melagrano? No, il melagrano è femmina. Il melagrano è l'albero, la melagrana sono il scusatemi, frutto. Scusatemi, se l'auto è parcheggiata, la bionda è accesa giù, non sottilizziamo se non ci sta più. Sì. Cioè, bisogna sottilizzare e essere precisi. Allora, molto bene, ricordiamo quindi che questo è un dessert, tra l'altro noi ci riferiamo anche a un caseificio molto importante di zona che ci ha portato la ricotta meravigliosa. Certo. Ricotta di? Di qui, di pecora. Bene, e il caseificio, ricordiamo? È il Fiorino, Miro Calvegna. Dove fanno anche un formaggio meraviglioso. Sì. Ok, allora, attenzione, con cosa si parte? Allora, partiamo praticamente prendendo la ricotta, si passa al passaverdure, o si può usare anche lo schiacciapatate, e si condisce con il nostro marroncino, cioè liquore di marroni, si aggiunge il mascarpone, si aggiunge lo zucchero, naturalmente questo va a gusti, io non ne metto molto nei dolci, si aggiunge la buccia di arancia che può essere fresca oppure in questo caso io l'ho fatta con la buccia essiccata, si fa e poi si mette anche un pochino di alkermes. Non lo toccare che c'è il Bob, lo sta inquadrando. Ecco, se no un pochino di alkermes che è tipico, un liquore tipico diciamo dei dolci toscani. Sto tenendo le braccia, Bob, gli sto tenendo le braccia. Quando abbiamo fatto il nostro impasto, allora a quel punto facciamo le quenelle e le serviamo e le condiamo con il mosto cotto e la salsa di carne. Le quenelle che è una delle cose più classiche che si insegnano presso gli istituti alberghieri, a chi sta in cucina, ovviamente a chi vuol fare poi la carriera di cuoco. Allora, bene, via, io vorrei vedere un po' di manualità, vediamo con cosa vorrei vedere. Allora, partiamo. Vai. Facendo le quenelle. La nostra quenelle. Allora, ricordiamo che lì dentro c'è ricotta. Ricotta, buccia d'arancia, liquore marroncino, alkermes, zucchero e mascarpone. Benissimo. Ecco fatto la nostra quenelle. Noi però ci abbiamo quasi il piatto fatto. Certo. Sai che facciamo? Lo mettiamo in posizione strategica togliendo il contenitore. Ecco qua. Togliendo al contempo anche questo e mettendo in condizione il nostro Bob di avere un'inquadratura più che libera. Eccola. Ecco la nostra quenelle. Guardate che spettacolo. E a questo punto aggiungiamo un pochino di granella di nocciole che gli dà il croccante. Bene. E possiamo aggiungere a questo punto un pochino di melograno. Melograna. Il frutto è melagrana, in realtà il frutto è melagrana, l'albero è il melograno. E il melograno. Bene. E a questo punto mettiamo un pochino di zucchero al velo. Guardate che colpo finale, stupendo. Diciamo allora, che rappresenta l'autunno questo dolce. Mancano le foglie, ma insomma, per il resto. Allora, ricordiamo ancora una volta tutti gli ingredienti che abbiamo utilizzato per questo dessert di facile realizzazione. Sì, sì. Elemento essenziale fondamentale, una buona ricotta di pecora, questo è importante, che viene aromatizzata da un insieme di ingredienti che ricordiamo sono il liquore marroncino, l'alkermes, lo zucchero e la buccia d'arancia. Ecco, qui se volete sorprendere i vostri commensali, i vostri ospiti, ecco qui veramente potete prendere spunto da questi dettami, da questi consigli della nostra Lucia. Però vorrei sapere anche gli altri ingredienti che insaporiscono questo piatto. Certo. Prego. Allora, gli altri ingredienti sono le castagne del Montamiata, in questo caso sono al mosto cotto, e la passata di cachi, le nostre melagrane e la granella di nocciole, poi abbiamo messo un tocco gentile con la calendula. Quindi che fiori, è un fiore edibile. Fiore edibile che vuol dire mangiabile, tradotto letteralmente. Senti, il mascarpone quando entra in gioco? Entra nell'impasto. Quindi, quando facciamo l'impasto noi aggiungiamo anche il mascarpone. Quindi ribadisci ancora l'impasto, ricotta. Allora, ricotta, mascarpone, zucchero, buccia d'arancia, liquore al kermes, marroncino. Benissimo, ok. Questo è un piatto veramente da re e da regine. Come ti vengono in mente questi piatti? Diciamo che quando penso ai nostri prodotti penso anche tradizionalmente cosa abbiniamo. Oppure penso alla stagione e metto insieme i vari ingredienti, perché di solito i prodotti di stagione stanno bene insieme. Quindi ricordiamoci, Vetrina Toscana, che da sempre vuole essere, come si dice, un modo per poter valorizzare i prodotti tipici del territorio,
deve sempre essere analizzata con la stagionalità, quindi l'abbinamento stagione chilometro zero, cioè non si può mangiare un pomodoro a gennaio, evidentemente non è proprio un frutto di stagione, tanto per farvi un esempio. Questo è un po' il concetto. Tra l'altro Lucia ha sposato la causa di Vetrina Toscana da tanti anni, vero? Sì, è una quindicina d'anni almeno. Ecco, perché ti sei iscritta a Vetrina Toscana 15 anni fa? Allora, io mi sono iscritta perché esaltava il prodotto locale. Siccome si va verso l'appiattimento dei gusti, la globalizzazione, io ho pensato che invece bisognava andare nella direzione opposta e quindi ho visto che la cosa era fatta bene, quindi riuscita bene, e quindi ho aderito. Poi hai avuto un sogno premonitore, vero? Chi era la nonna che... Ah, mia nonna Olema, che naturalmente... Olema. Ha visto Olema, ha detto: Olema, mi raccomando, aderisci a Vetrina Toscana che prima o poi viene tutto lo staff con Claudio Sottili a coinvolgerti. Certo, allora salutiamo certo, anche Olema. Certo. Allora, detto questo, allora noi non facciamo altro che essere pronti per l'assaggio. Voglio ricordare per i nostri amici che ancora non fossero iscritti a Vetrina Toscana che possano farlo, non costa niente, che di questi tempi è una cosa rarissima. È vero. Ma cosa ha detto? Non costa niente. Non costa Quindi niente. Basta contattare www.vetrina.toscana.it. Che cosa scoprite in questo portale? Scoprite la possibilità intanto di iscrivervi e quindi di poter mettere anche una vetrofonia con il nostro marchio di Vetrina Toscana che adesso la regia ci propone. Poi successivamente potete anche così constatare quelli che sono gli appuntamenti che Vetrina Toscana organizza nelle 10 province della Toscana. Sono appuntamenti importanti che vogliono valorizzare i prodotti del luogo, grazie soprattutto a grandi chef come la nostra Lucia. Bene, ce l'abbiamo fatta. Allora a questo punto prendiamo il vassoio e andiamo all'assaggio, visto che il nostro giornalista ci attende in sala da pranzo. Bene. Caro Emilio, a te il compito di poter giudicare questo bellissimo dessert che la nostra Lucia ha realizzato, come sempre, con grande maestria. Sì, bisogna dire l'impiattamento, diciamo, riporta dalla tradizione alla contemporaneità, è bellissimo, i colori sono molto promettenti, ora bisogna... Vai l'assaggio, perché non vedi l'ora, ti vedo dallo sguardo che non vedi l'ora. Devo dire che bisogna con cura, allora... Guardamente tu in questo momento con grande lentezza, perché ci vuole la meditazione, ci vuole l'assaggio. Soprattutto bisogna mettere tutto insieme, perché è l'insieme che fa. Io vado anche a presentare Aurelio Visconti, che è il cotitolare insieme a Lombardi, di un... Ecco, il termine giusto, io dico liquorificio, ma non è esatto, perché voi vi occupate di erbe, vero? Sì, noi siamo un'azienda erboristica e le nostre lavorazioni sono rivolte principalmente alla ristorazione. La sede è a Abbadia San Salvatore? Ad Abbadia San Salvatore, in provincia di Siena, e produciamo non solo liquori, ma anche vini aromatizzati, in questo caso si parla di enoliti. Facciamo dei condimenti come l'agresto toscano, gli aspretti o il mosto cotto e diversi prodotti da cucina, fra cui anche le vecchiarelle al mosto che fanno parte di questo piatto. Vecchiarelle, ecco, traduciamo per coloro che non sapessero che cosa sono le vecchiarelle. Sono le castagne secche e seccate dell'amiata. Da queste parti si chiamano vecchiarelle, ecco. Altri le chiamano bruciate quando sono ovviamente arrostite, mentre il riferimento è alla castagna secca. Ecco, qual è la lavorazione di questo prodotto in due parole? Sì, qui non sono naturalmente... Il nome l'abbiamo preso dalla tradizione locale, quindi si parla di castagne secche, cotte, ricotte e messe in brodo. Nel nostro caso invece si parla di marron glacé, che sono poi messi in un vaso e saturati con un preparato a 17 gradi alcolici, fatto con cacao, in questo caso anche con mosto cotto e poi anche altri ingredienti. E a noi questa trilogia mosto cotto, castagne e cacao ci è molto piaciuta, e penso che sulla ricotta, sulla panna... In questo caso siete gli unici a produrre un prodotto del genere? Assolutamente sì, questo è un prodotto... Ecco, questo è bene sottolineato. Certamente, come molti altri prodotti, perché noi siamo una realtà molto territoriale e marginale, ma siamo molto, devo dire, attivi in questo. Quindi qui c'è il mosto, quindi il vino, l'aspetto alcolico, c'è la castagna, tradizione. Ecco, vorrei un parere di Emilio su questo prodotto, se vogliamo, di nicchia. Quante ne producete così a titolo di cronaca? Di questi prodotti in questo formato, a vasi, ma non molti, noi ne faremo 400-500 all'anno. Cosa ne pensi?
cosa ne penso? Penso che sia bellissimo tutto quello, senti questo mosto cotto, cioccolato, la castagna e tutto quello che passa attraverso una lavorazione artigianale molto piccola, e che credo sia la meraviglia dei territori e di questo nostro paese. E noi siamo orgogliosi e fieri, noi di Toscana a Tavola, di andare a scoprire queste piccole aziende che con grande maestria riescono a inventarsi delle cose eccezionali e meravigliose, fra l'altro coniugate dalla fantasia, dalla bravura della chef e del cuoco, perché qui veramente siamo messi bene, molto bene. Infatti a telecamere spente lo finirò. Poi volevo dirti due parole anche sul caco. Sì, e la cosa meravigliosa è, oltre alla ricotta, questi frutti, il melograno, il caco, che non sempre vengono utilizzati nella cucina, che li vediamo, fanno parte del nostro paesaggio quotidiano, spesso anche nei giardini, e sono veramente un momento importante, veramente un bel dessert. Aurelio Visconti, che diciamo accompagnamento suggerisci? Sì, l'accompagnamento che proponiamo è marroncino, è un liquore aromatizzato a grappa e marroni, e la particolarità di questo prodotto è che noi nelle nostre produzioni mai usiamo aromi o estratti di sintesi, ma solo vegetali, quindi solo erbe aromatiche e frutti. E qui non è stato facile far venire fuori la caratteristica della castagna, perché la castagna è un frutto meraviglioso che tutti conosciamo, ma che ha il difetto di non trasmettere le proprietà aromatiche come il tartufo del resto o altri frutti. E quindi noi siamo serviti dalla canditura della castagna e il risultato è un prodotto che profuma di grappa, sa di grappa, ma in bocca lascia molto lungo, con una certa persistenza, fantastico, questo profumo di castagna. È un fine cena meraviglioso, questo veramente si prova felicità. Ti piace? Concordo pienamente. Sì. Felicità, però la prima cosa che mi è passata per la testa. Allora, brindiamo alla felicità. Che cos'è la felicità? È un concetto assolutamente soggettivo. Ognuno di noi ha un concetto personale di felicità. Noi l'abbiamo provato a venire qui a Rocca al Vegno, veramente in provincia di Grosseto, nel pieno cuore della Maremma, con la Lucia che ci ha portato per mano alla conoscenza di questi prodotti meravigliosi, per questo territorio ricco di monumenti, il Cassero, il Crocifisso, la chiesa naturalmente dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, e non solo. Venite a Rocca al Vegno, un posto da riscoprire. Appuntamento a domani alla stessa ora.